Signore e signore, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Zero e oggi continueremo la serie su Death's Door. Ed eccoci tornati su Death's Door. Siamo qui per andare avanti nella storia. L'ultimo gameplay l'abbiamo finito con il vecchio corvo che ci diceva che dobbiamo trovare queste tre anime giganti e poi l'unione dell'energia di queste tre anime giganti ci avrebbe permesso l'apertura della porta della morte, della Death's Door. Ci aveva consigliato di cominciare a nord con la vecchia strega e siamo proprio qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta per entrare in questa zona nuova. Andiamo. Ok, andiamo di qua, tutto buio. Ci sono delle tombe. Qua c'è un'altra zona. Ci sono delle lanterne. Qui c'è una massa di energia. Ma qua non si può fare nulla con queste ragnatele. Non posso tipo bruciarle. Oh, c'è una leva. Ok. Ho acceso una luce. Quindi torno qui. Andiamo da qua cosa c'è. Oh, c'è un ragno. Ok. Danno pochissima energia delle anime i nemici. Uno, massimo due finora ci hanno dato. Ok, fatto tutto. Si è aperta la porta. Cos'è, un ascensore? Sì, sembra una gabbietta per uccelli. Che belle le ambientazioni, mi piacciono molto. Sono contento anche che vi sia piaciuto e che mi abbiate chiesto di continuarlo. Ne sono veramente molto felice. Ok, siamo usciti. Vaso. Bang. Stavo pensando anche, poi fatemi sapere nei commenti se vi può interessare, di portare il gameplay senza cam, quindi senza questa parte qui, ma soltanto il gioco a tutto schermo. Fatemi sapere se vi può interessare, fatemi sapere nei commenti. Che là già ho intravisto un seme della vita, perfetto, prendiamolo. Ne abbiamo uno solo, bene. Io rompo tutto qua perché tanto si sa mai trovare qualcosa di importante. Quindi siamo alla ricerca di questa vecchia strega che diceva il vecchio corvo che scappava dalla morte praticamente. Guarda le foglie che si muovono, molto bello. Vedo qui una cosa in cui si può interagire. Brucia le tue armi e diffondi gioia. Brucia le tue armi? Ok. Brucia le tue armi. Come faccio a bruciare le mie armi? Oh. Così. Ah, hai capito, quindi si possono accendere queste cose. Estate of the Urn Witch. Quindi siamo nella tenuta della strega. Ok, faccio così. Ci sono anche dei piccoli puzzle ambientali. E poi così. Oddio. Abbastanza semplice, eh. Allora, di lì c'è un muretto, non si può andare. Andiamo di qua. No, aspetta, questo qua si può rompere. Però, ovviamente, è come la porta dello scorso video in cui non sapevamo come romperlo. This way to Urn Witch's Mansion. Mansione dell'urna della strega. Mettiamo questo. Qua c'è una porta per la hall. Sblocchiamola. Entriamo. Vediamo se possiamo potenziarci. Oh, e tu cosa sei? Oh, hai perso il tuo assegnamento? È dura, amico. Sono stati calmi gli anni passati. Avanzamenti medici, medicina o qualcosa, mi aspetto così fastidioso. Abbiamo bisogno di una nuova piaga o andrò in rovina? Quindi è un medico lui? Cioè nel senso, per come parla, sembra essere un medico. Vai via, ho del lavoro da fare, ok. Scusa. Tu invece? Tu bellissimo girasole sbadato. Sembra che tu abbia combinato un bel casino con l'ultimo assegnamento. Non ti preoccupare, sistemerò i documenti, le scartoffie per te. Questo richiederà forme supplementari? Il tuo giorno fortunato. Questo lui, a lui piace lavorare, questo si è capito. Che l'incenso che abbiamo trovato qui. Tu invece? Hai perso la tua anima assegnata. Questa è una delle di quelle cose che non deve mai accadere. Bene, torna indietro e non tornare finché non l'hai trovata. Perfetto. Vediamo cosa dice lui. Allora, lui dice sempre le stesse cose. Abbiamo 320, non possiamo fare nulla. Bene, quindi qui diciamo questo ufficio cambia in base a quello che facciamo durante la partita. O meglio, in base alla storia. Qui ci sono altri uffici. Ci saranno anche altre persone. Ma guarda, qua si può aprire con quel meccanismo del fuoco. Però anche il fatto che abbia trovato l'incenso e l'abbia messo lì vuol dire che ci sono delle cose da trovare che vengono sbloccate qui nell'ufficio poi. Ma qui c'è il barbone di inizio gioco. Mi sto solamente rilassando, dando da mangiare agli uccelli. Ma nessuno dei miei amici vuole mangiare dal pavimento. Perché sono loro uccelli. Va bene, torniamo nei possedimenti della strega, dai. Ok, siamo tornati qui. Qui abbiamo sbloccato questa cosa qua e ci ha dato questi tre omini. Ominidi, ancora non ho capito cosa sono. Che si spaventano se uso le armi. Lì c'è una massa di energia. Andiamo di qua. Salve. Ciao mio amico con la faccia becco. È molto inusuale vedere
uno come te da queste parti. Immagino tu sia qui per un'anima. Non me, voglio sperare. Comunque, sembra che le nostre strade si siano incrociate al momento opportuno. Magari non ti sei accorto, ma sono stato maledetto da un'usuale afflizione. Giudicami non per la grandezza, per la forma della mia testa, ma per la bontà della zuppa che c'è all'interno. Good soup. Pothead si chiama lui. Pothead è tipo testa da pentola. Dove sono le mie buone maniere? È un piacere fare la tua conoscenza, faccia da becco. Backface. Sembrerebbe che il mio viaggio sia arrivato a un punto morto. Non sono in grado di andare oltre gli ostacoli davanti a me e di sbloccare il cancello di ferro. Se vorrai aiutarmi, sarò in debito con te e noi ci potremo muovere insieme. Quindi, cioè, mi viene dietro? Talk. Ci sono molti ostacoli davanti a noi, Backface. Curioso il fatto che siano collegati le lanterne con i cancelli. Ok, quindi ci sta dicendo praticamente quello che abbiamo fatto prima, che con le lanterne riusciremo ad aprire il cancello. Ok, allora là c'è già una lanterna, vedo. Ma dobbiamo accendere il fuoco. Passiamo di qua. Uno. Due. Oh no, i nemici. Aspetta. Tre. Non ho più frecce. Ok, grazie. E 4. Madonna, come l'ho schivata. Becca di questo. Ah, non muori? Te, becca di questo. Oh, guarda, devo farlo da qui ora. Ok. Aia. Io non so se sono a tempo, però non vorrei che mi scadessero. Non penso. Questo lo faccio abbastanza velocemente. C'è il mago. Cazzarola. Vabbè, ma questo qua è impossibile. Colpisce comunque. Via. No, è scomparso. Ok, fuori un altro. Ok, ho aperto questa. Servirebbe un modo per curarmi. Eccolo lì. Ma non ho semi. Non ho semi, cacchio. Il giardino della gioia. Ok, siamo nel giardino della gioia. Quelle fanno esplodere i muri? Sì, perfetto. Ok, abbiamo scoperto come aprire quei muri. Non ho frecce, cacchio. Questo è un problema. Come faccio ora? Posso colpire i funghi? Sì. Madonna, è rimasto senza frecce, ne è venuto un colpo. Allora, uno. Ricarichiamo le frecce. Due. E tre. Aia. Ok. Ho una di vita, ho uno di vita. Cacchio. Ok, mamma mia. Uno di vita, non ho cure. Vado di qua? Di qua torno da Pothead. Ok, ne ho aperta una. Forse devo aprire due. Sì, sì, devo farne due di queste. Allora, diamo un'occhiata qua. Ho un seme, meno male. Vi prego. Devo tornare lì dove c'è la cura. Allora, andiamo a curarci un attimo. Ok. Ok, c'è tutta la vita, perfetto. Torniamo da Pothead. Facciamo l'altra parte. Così apriamo il cancello. Ma tutti quanti qua sembrano delle Pothead. Guarda, pure le statue hanno tipo la testa da pentola. Qui posso andare? No, devo rompere lì. Ma io quei vasi li posso trasportare? Vedi, hanno tipo la testa da teiera. Ok, sì. Voglio vedere se posso trasportarli. No, non posso. Quindi, distruggo lui. Schivo. Ok, questi qua non li fermo con i miei attacchi. Ok. Sei un arciere. Tre attacchi e muore. Ok, fuori un altro. Ce l'ho una cura da mettere qui? No. Allora, questo invece cos'è? Ok, il giardino della pace. Ma guarda, ci sono i lucchetti sul cancello che corrispondono al numero di mostri da dover uccidere. Ai ai ai. Mamma mia la che ho fatto. Ok, qua è uno shortcut. Praticamente sì. Qua c'è tutto, sì. Questo non c'ha la testa. Ah no, gli è caduta. Eccola qua. Sbloccato anche lì. Andiamo da questo lato. Ci sono tre frecce per ammazzare un arciere. Aia, mannaggia a me. Ok, uno, due, tre. Perfetto. Ora non ho più frecce però. E anche la seconda leva l'abbiamo fatta.
Perfetto, abbiamo invitato Pothead ad aprire il cancello. Allora lui verrà con noi? Ora ci possiamo avventurare più avanti. Mio fedele compagno. Ma prima concediamoci un momento di respiro. Vieni, siediti un po' con me. Quindi ci stiamo riposando, perfetto. Come ti ho menzionato prima al nostro incontro, non sono sempre stato così di terracotta in apparenza. Questa maledizione mi è stata lanciata da una vecchia signora che vive in una villa all'interno di questi sontuosi giardini. Immagino tu sia qui per lei, non è vero? Sicuramente la sua anima sarà piena e pronta per essere presa da un mietitore, visto i suoi innaturali anni estesi, cioè la sua estensione di anni innaturale. Non desidero altro che confrontarmi con la vecchia strega e chiedergli di cancellare questa maledizione della ceramica e riportare il me bello di prima. Io ero un osservatore calmo, lo sai? Zuppa? Ma sì. No? Niente zuppa. No? Così sia. Andiamo avanti un'altra volta. Una volta ancora. Cioè, proseguiamo. Ok. Ho finito le frecce. Aspetta che prendo un fungo. Cacchio, trovo un fungo. Non c'è un fungo? Manca a pagarlo? Cacchio. Ma si attacco questo? Ho perso vita, ma ho preso la cosa. Vabbè. Scambio equivalente. Torniamo da Pothead. Ma poi sono stupido. Potevo colpirlo direttamente e basta. Vabbè. Questo? Che cos'è? Aia! Che cacchio ne so che mi fa male? E quindi devo attaccarlo quel coso? Ok, lo lancio tipo, capito. Lo faccio uscire e poi lo lancio con attaccandolo con la spada. Qua però muoio, Non ho più vite, non ho neanche semi per curarmi. Proviamo a fare così. Cacchio. Ok. Cacchio. Aia, aia. Non ho niente per curarmi? Assolutamente. Oddio. No. No. Cacchio di mago. Ok, morto. Allora, via quello. Che cos'è questo posto? Ho colpito uno a cazzo. La tomba di famiglia. Ma devo toglierli questi? Ma c'è un ordine? In base a cosa? Vabbè, non lo so. Faccio un modo per rompere questo. Voglio dare là, c'era una cura, l'ho vista. Prendiamo questo, curiamoci. Se non sbaglio all'entrata c'era un modo per curarsi. Eccolo qui. Ma qui c'è una scala? Oh! Hai visto? Esplorazione. Stavo cadendo. Leggiamo qui. Ok, questa qua, questa è la direzione per la mansion, la villa della strega. Di lì siamo andati. Di qui c'è la villa, presumo. Sì, là c'è un cancello. Qua c'è un altro. Apriamo. Ah, là c'è Pothead. È seduto lì vicino alla villa, all'entrata della villa. Andiamo un attimo di qui, che c'era un'altra entrata. Ah, qua c'è una targa. Il giardino dell'amore. Andiamo di qui. Cosa c'è qua? Si apre questo, che porta all'entrata principale. Oh, eccoti, mio amico. Volevo essere una buona statua. Volevo creare una buona statua. Ci sono riuscito? Questo edificio può sembrare senza pretese, quasi tranquillizzante. Però mantieniti allerta, perché dentro ci aspettano pericoli indicibili. Ora tuffiamoci all'precipizio dell'avventura ed entriamo nello stomaco della bestia. Insieme. No, insieme no, aspetta però. Vabbè, c'è l'altra parte che non ho esplorato. Aspetta però, posso uscire un attimo? Ok, voglio vedere qui. Ah, cacchio. Cos'è quello? Oddio, è un boss? Cacchio, un mini boss e sono senza vita. Non proprio il massimo. Salve. Cacchio. E sono morto, perfetto. Ma porca miseria. Ma non mi aspettavo un mini boss, onestamente. Proviamoci. Ok, attacca subito lui. Aia, è velocissimo. Via. Cazzo. Frecce. Tutte e quattro. Fate attacchi molto veloci dopo il primo. Uno, due e tre. Aia. Ah, rischio. Via. Manca poco. No. Come mi ha preso? Riproviamoci. È fattibile. Venite con me voi. Vediamo se riesco a portarli dal boss.
No, ne è entrato uno solo. Due e tre. Ah dai, il quarto quando? Allora, è abbastanza lento, ma quando dà il secondo colpo dopo il primo è bella. La fa veloce. Non te lo aspetti, vedete? Uno, poi fa dubbio due. Che cazzo. Eccolo qua, vedi? E tre. Ah, dove, come mi hai preso? Manca poco. Devo schivare tutto e poi attaccare. Schiva. 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 Ok, fatto. Ok, scendo qui. Il giardino della vita. Datemi un po' di vita però. Ok, prendo anche questo. Male non fa. Sblocchiamo questo. Sono a 600, potrei potenziarmi l'attacco fisico. Non ho semi però. Cazzo. No, uno di vita. Vabbè, sono questi qua, ci può stare. Mi servirebbe del fuoco. Sono questi qua, un paio di palle. Oh, cacchio. Ok, fuori uno. Ok, ci sono ammazzati a vicenda. Oddio. Ok, perfetto. No, i maghi no. Ah! No, sono troppi. Sono due, sono due. No, scompaiono. No. No, 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 no. Ok. Ma sono vista brutta. Con uno di vita. Là c'è il fiume. Qua si distrugge questo. Qua cosa succede? Ok, ho aperto lì. Lì non posso andare perché c'è l'acqua. Qui non posso andare perché c'è l'acqua. E quindi si ritorna qua. Non ho semi. Devo salire di qui. Ma se io ora vado là che c'è il boss con uno di vita, come cacchio lo faccio? No. Cacchio, questi qua sono pericolosi. Ok, fuori quello. No. Ah, ho confuso l'attacco del mago con l'anima che arrivava. Cazzo. Comincia a farsi complicato. Speriamo non rispawni anche il boss, ma dubito. Ok, siamo tornati qui. Cerchiamo di non morire stavolta tutta la vita. Spendo anche di non perderne strada facendo, visto che poi dobbiamo fare il boss. Qua rispawnano. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Lui devo fargli 4 colpi. Lui sono 3. Ok. No, la freccia. Ok, tu vieni qua di nuovo. Butto giù. Perfetto. Muori? Sì. Sono due maghi e due arcieri. Cacchio, mi ha colpito. Ok, fatto. Nonna, mi ha colpito quell'arciere del cacchio. Cosa sei tu? Abbiamo trovato dei pugnali. Queste lame possono velocemente infliggere danni ai tuoi nemici che moriranno per migliaia di tagli. Puoi equipaggiare dal menu. Ok, weapon menu. Eccolo qui. Quindi al posto di queste che... Ah, vedete? Non l'avevo visto nel primo gameplay. C'è tutto un inventario. Tutto un inventario. Questo fa 1 di danno, 3 colpi, 2.5 di range, 0.4 di swing time. Lui ha 0.35, range 1.8, quindi più piccolo, ma ne fa 6. Vediamo com'è. Ok, carino. Proviamoli. Anche per variare un pochino. Qui c'è niente, no. Quindi abbiamo fatto bene a esplorare quest'altra parte. Andiamo qui ora. C'è Pothead che ci sta aspettando. Dobbiamo uccidere la vecchia strega. Signori, vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Oggi abbiamo fatto un po' di giri intorno alla villa della strega. Abbiamo fatto la conoscenza di Pothead. Dobbiamo aiutarlo a togliergli questa maledizione che gli ha trasformato la testa in una pentola con della zuppa dentro. Quindi nel prossimo episodio entreremo in questa villa e affronteremo la strega. Vedremo un po' come sarà questa, che potrebbe essere definita la prima vera boss fight di questo gioco. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social. Vi invito a seguirmi sia su Instagram, su TikTok, ma anche su Twitch, dove sono in live tutti i giorni dalle 5 alle 8 di sera. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. GK Mase!